Buonasera a tutti e benvenuti su Antenna 2 TV. Prende via in questo momento una nuova puntata di 20.000 giri, il programma che, come ben sapete, è interamente dedicato al mondo della Formula 1. Saluto subito i nostri ospiti in studio, Mario Zucchelli e Marco Iori. Buonasera. Buonasera. Con cui approfondiremo la prova che si è disputata ieri a Montreal. È una prova alquanto discutibile per il risultato. Entreremo nel dettaglio insieme tra poco di tutto quello che è successo durante la prova del Gran Premio di ieri, ma prima con la grafica andiamo a vedere la situazione del Mondiale Piloti e vediamo che Hamilton si porta a quota 162 punti, seguito da Bottas a quota 120, Vettel 100, Verstappen 88 e Leclerc 72. Sempre con l'ausilio della grafica andiamo a vedere insieme anche la situazione del Mondiale Costruttori e vediamo che la Mercedes si porta a quota 295 punti davanti a Ferrari, ferma a 172 punti, Red Bull 124, McLaren 30 e Renault 28. Ma rientriamo insieme e cominciamo a discutere di questa prova del Mondiale di Formula 1 che, ripeto, si è disputata ieri a Montreal. Marco, vengo subito da te per chiederti un commento, perché effettivamente ieri la vittoria di Vettel c'è stata, poi una decisione alquanto discutibile ha ribaltato il tutto e quindi la vittoria di Vettel è stata poi assegnata ad Hamilton. Cosa vuoi dire? Ma allora, prima di tutto parliamo della gara in generale, e si è vista una Ferrari che è ritornata a buoni livelli, è un buon segnale. Ha recuperato parecchio, hanno sempre l'handicap della parte guidata e hanno recuperato tanto sul veloce, infatti qui hanno fatto la pole position Vettel, che ha guadagnato i due decimi e ha quasi dato tre decimi nel terzo settore, mentre nel primo e secondo settore si erano abbastanza bilanciati. Quindi c'è un fattore di ottimismo. Dopo un Leclerc un po' strano, cioè, ha sbagliato, che ha riconosciuto anche lui, che nelle prove ha commesso un paio di errori che sono costate sicuramente quasi la seconda posizione. Quindi tutto sommato si potrebbe essere contenti. Purtroppo c'è stato un caso, chiamiamolo caso, in cui Vettel è stato penalizzato, in cui parleremo per tantissimo tempo. Io credo che Vettel ha sbagliato, più che a lui dare la colpa, è stato un fattore dovuto soprattutto alla pecca che ha la Ferrari nel sottosterzo, perché lì se entra nella curva la macchina va dritta, perché tu cerca di scappare ma riprende davanti, esce dalla curva attraversando il pezzo della curva sull'erba, esce sull'asfalto con le gomme sporche. La macchina ormai è all'interno dell'asfalto, ha cercato di correggere, da una piccola correzione, quel momento arriva Hamilton. Secondo la giuria, lui ha tagliato la strada e la cosa peggiore è che l'ha anche penalizzato sulla patente, nei punti, per due punti, perché che coincidono con una manovra assolutamente pericolosa. A dirla come diceva Villeneuve, è stata una cosa micidiale, pericolosissima, ha creato il caos, cioè praticamente aveva ammazzato Hamilton. Mentre dopo io sono commissario di gara, quindi teoricamente non sei, quando il pilota non deve creare, se taglia una variante o un qualsiasi spazio, non deve avere un beneficio. Ma in questo caso qui lui era davanti. Era davanti comunque. Quindi il beneficio l'avrebbe avuto Hamilton. Lui non. E poi appunto. E oltretutto in un circuito così stretto, se ci fosse stato un pizzico di spazio in più, Hamilton poteva passare tranquillamente. Quindi io sono abbastanza sconcertato. Ma anche perché lo stesso Vettel, subito dopo la gara, in un'intervista, ha dichiarato che è già stato bello
riuscire a tenere la macchina, era concentrato sul tenere la macchina, quindi quando si è trattato di rientrare in pista effettivamente non si è reso conto, cioè si è reso conto proprio all'ultimo che arrivava Hamilton, ma a quel punto non c'erano alternative, quindi voglio capire dove è stata vista anche la malizia da parte dei commissari di questa azione, perché in quel tratto Vettel non aveva effettivamente alternative di manovra. Io credo che non l'abbia neanche visto, in un certo, o l'ha visto all'ultimo, all'ultimo perché istante. Quando è rientrato in pista Hamilton era sulle gomme posteriori di Vettel, ma Vettel era di traverso, quindi lo specchietto vede qua, non vede qua, non hanno lo specchietto l'angolo buio. Sì, quindi, da considerare, come hai detto anche tu Marco, attenzione, va anche da considerare una cosa, qualsiasi pilota, non tanto il discorso del Vettel, quando uno finisce nell'erba, ovviamente quando esce con la monoposto, esce in drift, non ha mai una giusta direzionalità, tant'è che dall'onboard di Vettel vediamo che le due ruote, soprattutto diciamo anteriori, cerca di correggere il sovrasterzo delle ruote posteriori, perché uscendo leggermente un po' in accelerazione va in drifting e si vedono le due ruote che tende a correggere. In quel momento si è trovato in quella situazione, poi è quella situazione è andata a creare ha creato la situazione che è andato in parte a chiudere diciamo Hamilton. Però se andiamo ad analizzare, non possiamo stare a dire che Vettel abbia chiuso, cioè è un discorso se viene fatto intenzionalmente, è un corso se è stato le cause che lo ha, che è stata proprio qui, si vede che è stato diciamo la causa, cioè non sono io a dirlo, se la vediamo, la vogliamo rivedere, no? Si vede che in effetti Vettel cerca di tenere la macchina, a un certo punto arriva lì, ovviamente arrivando da dietro, Hamilton anche lui, perché attenzione, guardate che noi diciamo abbia chiuso la strada una cosa, ma Hamilton da dietro, sono piloti professionisti, Hamilton da dietro capisce che Vettel arriva lì, lo capisce, ha frenato quasi in anticipo, lo ha chiuso, è la dinamica che arriva lì con la monoposto e chiude Hamilton, e Hamilton difatti capisce che arriva lì e deve frenare, ma capisce che non è una chiusura intenzionale. Poi ci sono stati questi 5 secondi diciamo di penalità, però il discorso ovviamente, che qui ne abbiamo parlato, dove nasce il discorso diciamo della polemica. Il discorso della polemica dice, noi ad esempio possiamo essere ferraristi, quant'altro, tifosi, ci mancherebbe, qui nulla, nessuno vieta e nessuno vuole, come potremmo dire, criticare per carità il discorso di Hamilton, una cosa. Qui nessuno ce l'ha con Hamilton, però in una sua dichiarazione dice, e questa penso che faccia più male a lui che a noi ferraristi, che dice, però sai, la chiusura intenzionale della cosa, la regola dice che dovrebbe lasciare spazio e la regola è chiara. Sì, però penso che ti faccia molto male questa dichiarazione, caro Hamilton, perché se andiamo a fare un rewind delle tue penalità, tu hai 4 scheletri nell'armadio che hai chiuso e l'ultimo lo hanno fatto vedere bene a Monte Carlo contro Ricciardo, che lo ha chiuso la cosa. Se dice, attenzione, parole sue perché ci sono scritte sulla cosa, le regole sono chiare. Caro Lewis, valgono anche per te le regole, Cioè tu non c'entri, è la federazione, ripeto, è solo incavolato, vale anche per lui le regole valgono. Questo voglio dire, guarda, non ce l'ho né con Hamilton, può andare anche di traverso lì che vuole, può anche tornare indietro, fare il circuito, l'incontrario. Sono i commissari, quello che ho sempre criticato, sono i commissari. Lui, caro Lewis Hamilton, hai 6 scheletri nell'armadio, li vogliamo andare a analizzare? Io li ho, li possiamo vedere. Addirittura l'ultimo, uno degli ultimi più gravi in assoluto, quando nel Gran Premio di Germania l'anno scorso, che rientrò nella pit lane, superò il track limit, che è quella riga che ti permette ancora, se decidi all'ultimo, di rientrare in pista. Non lo ha fatto, è rientrato, poi ha cambiato idea, parole sue, non avevo intenzione più di rientrare, è sceso, che lì c'è il giro a vallo, è sceso ed è tornato in pista, addirittura è tornato in pista, una cosa che è l'unico articolo 17.4 forse che dà la situazione più pericolosa, da un drive-thru di 10 secondi ad addirittura, questo mai, però addirittura è l'unico che prevede la bandiera nera, vale a dire esclusione
perché non puoi assolutamente fare un'azione del genere. Non lo puoi fare. Addirittura non è stato dato nemmeno un order investigation. Pensate un po', non dico la bandiera nera, che sarebbe stata troppa. Ecco, e poi vieni a parlare di regole. Ma fai silenzio, facciamo silenzio, ho detto. E qui la cosa, dico, non so se sono su a fare delle canne, perché adesso non lo so se sono su a fare delle canne, le cose. Però qui, e mi assumo la responsabilità di quanto dico, c'è della malafede, basta. Qui c'è della malafede. Si vuole a tutti i costi proteggere. Allora, sappiamo che la federazione è inglese, sappiamo che il motorsport è in mano agli inglesi, sappiamo che il pilota è inglese, però voglio dire, e ne stavamo proprio parlando qui, concludo l'argomento dicendo, la cosa che ha dato molto fastidio alla federazione, ma per continuando a tirare la corda, si sono accorti, e questo gli è toccata proprio ieri, che più del 90% degli spettatori non si sono presentati alla... Sai che di solito si va sotto il palco una cosa, se ne sono andati. E a questo la federazione gli ha dato molto, molto, molto fastidio. Dovrebbe anche far riflettere. Esatto, penso. Assolutamente. Quando Vettel si è ripresentato è stato un boato. Sì, dopo vabbè, lasciamo stare il gesto poco sportivo dei fischi ad Hamilton, perché quelle penso che siano cose che vengano fatte a un pilota piuttosto che a un altro. Ecco, il rispetto, però tutta la situazione logicamente deve far riflettere. A proposito, Marco, ho avuto occasione di vedere alcuni siti e alcune interviste in cui anche ex piloti hanno criticato questa decisione di dare questa penalità a Vettel. Vorrà pur dire qualcosa effettivamente se tanti ex piloti dicono una cosa del genere, cioè hanno vissuto in prima persona determinate dinamiche, vorrà pur dire qualcosa se la maggior parte si schiera dalla parte di Vettel? Certamente, perché ripeto, come dicevo prima, il fatto di aver tagliato meno la strada, quello che per me la cosa peggiore è che gli danno i due punti di penalizzazione e i due punti di patente, e questo è assurdo, perché vuol dire che lì ha messo in pericolo la vita di Hamilton, e questo non è assolutamente vero, perché Hamilton era indietro, avrà poi chiuso un attimo eccetera. Forse allora Hamilton cosa dovevano fargli, appunto, come si diceva prima, a Monte Carlo con Ricciardo, che quella è stata ancora peggio, perché lì è ancora più stretta, e poi lui è ripartito e è andato a chiudere volontariamente, perché si vede che esce dalla curva e Ricciardo lo passa verso l'esterno e lui lo chiude di qua, mentre Vettel non aveva altro spazio. Non poteva fare che quello Vettel. Sì, Vettel non aveva che alternativa. Poi, una di queste, che poi qualcuno, se sa, perché poi ci sono anche i telespettatori che sono capziosi, e questo li voglio mettere alle spalle al muro, prima di dover decidere una cosa li metto già subito al muro. Se sanno i regolamenti, perché se non li sanno fate silenzio. Hanno fatto vedere l'episodio di Monaco. Sì. Tutti si sono soffermati sul fatto che Hamilton abbia stretto Ricciardo. Attenzione, a Monte Carlo, in quel frangente, e lì è scritto proprio nel regolamento, ma vale proprio solo Monte Carlo, in fondo proprio al tunnel, vale proprio per quel preciso settore. Vale preciso. Chi taglia la chicane, il pilota che è dietro, è obbligato a cedere la posizione a chi è subito dietro. Non ha dato, cioè non gli è arrivata una comunicazione di cedergli la posizione, e in più ha stretto, ne ha fatte due, e non c'è stato niente, non è stato detto niente. Però detto questo, vi ricordate quando Vettel colpì Bottas in Francia e disse, ha preso la penalità, una cosa, disse giustissimo. Non difendo Vettel una cosa, ci mancherebbe. Ho difeso anche Hamilton una volta che aveva preso un dry thru ancora da giovane in un duello che a mio parere, poi magari può essere una cosa, però
c'è stato un duello, non era fuori dalle righe una cosa, gli è stato dato un dry trug che non l'ho ritenuto perché non era fuori dalle righe. Il duello era stato abbastanza rusticano, ma non c'era, come si era detto dalla cosa, c'è stato quasi un tentativo di buttare fuori l'avversario. Io quel tentativo di buttare fuori l'avversario non l'avevo visto e avevo difeso Hamilton, perciò non sono per partito preso da Ferrari. Mi piace come quando abbiamo criticato Verstappen. Quando abbiamo criticato anche Verstappen, sì, con i suoi interventi, con le sue cose. Più volte Verstappen, diciamo, l'abbiamo criticato. Un po' di si vorrebbe avere, diciamo, un po' di regole che possano valere per tutti, tutto lì. Chi sbaglia paga, può essere la Ferrari, questo ve l'ho sempre detto. Chi sbaglia paga, se sono i piloti della Ferrari è giusto che paghi, non ci mancherebbe altro. Ecco. Però che gli altri facciano e che non sono mai penalizzati, questo dà fastidio. Dà fastidio, non è questione di essere ferraristi, dà fastidio. Torneremo a parlare di questo e di tanto altro tra pochissimo. Seconda parte di 20.000 giri su Antenna 2 TV, andiamo subito all'angolo della tecnica perché oggi Mario ci parlerà di uno scoop clamoroso rivelato nel weekend del Gran Premio di Spagna. Future mosse di mercato. Il sabato sera, nel corso del weekend del Gran Premio di Spagna, la Mercedes organizzò un happening nel loro hospitality invitando i vertici di tutti i team, piloti e vari giornalisti, sia televisivi che della carta stampata. Durante la festa, questo giornalista italiano, fra un sorso di birra e alcuni stuzzichini, ha avuto modo di incontrare un suo vecchio amico giornalista televisivo di RTL, la televisione tedesca, e fra battute e colloqui ludici, il giornalista tedesco avrebbe confidato un'indiscrezione bomba. Di cosa si trattava nello specifico? RTL lo scorso anno fece un sondaggio fra gli appassionati sportivi di Formula 1, circa 75.000 sondaggi, e da questi sondaggi scaturì con grande sorpresa che i tedeschi tifosi della Mercedes erano sì contenti delle vittorie, ma meno del pilota, in quanto secondo loro la Mercedes non aveva quell'imprint tedesco della scuderia che si trova in Inghilterra. I tecnici quasi tutti inglesi e per di più un pilota che certo non incarna i valori teutonici del marchio. E allora, sul finale del sondaggio, gli intervistati chiedevano per il 78% che almeno sulle frecce d'argento in futuro ci sia un pilota tedesco. RTL ha consegnato ai vertici della Mercedes i risultati del sondaggio e sembra che anche loro siano rimasti stupiti dal risultato. Detto questo, in conclusione, cosa dobbiamo pensare? E qui nasce lo scoop clamoroso. I vertici delle frecce d'argento, sensibili ai loro patrioti e narcisisti per natura, starebbero valutando una nuova line-up clamorosa. Udite, udite, uno scambio fra Hamilton, Vettel nel 2020, al massimo nel 2021. Cosa pensare? Fake news, elucubrazioni estive, depistaggi? Sta di fatto che l'indiscrezione è partita. Ora vedremo nei prossimi mesi i movimenti. Concludo con un sequel su questa notizia. A titolo personale, nulla contro il grande Hamilton, ma cosa se ne facciamo di un pilota che avrà nel suo palmarè 6 mondiali, se poi non siamo in grado di dargli una monoposto competitiva? Ringraziamo il nostro Mario per l'accurata analisi tecnica, peraltro io direi uno scoop che se si dovesse rivelare vero ci farà discutere non poco. Però nello scoop ci sarebbe il rovescio della medaglia, che Hamilton, pur essendo un pilota inglese, però correndo con la Ferrari, chissà come mai di punto in bianco partono le penalità. Per 5 anni non ha una penalità, siamo sicuri che se c'è al primo Gran Premio, pam, capita. Sarebbe parecchio clamoroso. Hamilton, dry trug. Ripescheremo nel futuro, se mai dovesse capitare, ripescheremo puntata, Mario. No, ma stai tranquilla. Al primo, sarà così. Ma al primo Gran Premio è una cosa, visto che è la Ferrari, pam, dry trug, perché è comunque quel tipo di intervento che ha fatto non andava bene. Comunque... Se la Ferrari potrebbe essere un inizio questo, perché ripeto, ieri non ha deluso, è su quella strada lì che Hamilton ci fa un pensierino, ci farebbe un pensierino, perché a tutto c'è sempre la fine, perché anche la Juventus non perderà prima o poi uno scudetto. Almeno io anche Hamilton. Io comunque io non me. A me no, cioè Hamilton secondo me grande ma sì. Secondo me adesso la mia opinione, visto considerato gli ultimi anni che siamo andati a prendere dei piloti che erano comunque stellati
e comunque ghirlandati di mondiale, una cosa, preferirei avere due piloti che abbiano fame. È vero che sia Alonso e Vettel nei mondiali non hanno avuto la monoposto, pertanto voglio dire, c'hanno un alibi di ferro, perché va detto questo, la Mercedes è fortissima, sta vincendo perché è forte, bisogna darle atto, ci mancherebbe altro, nulla contro la Mercedes, a noi manca ancora, voglio dire, la monoposto. Se arriverà Hamilton e che dovessimo vincere, sicuramente non è certo, voglio dire, che sia l'Hamilton che fa vincere la monoposto, perché ho fatto quell'esempio già la settimana scorsa, che dicendo che potremmo avere i quattro migliori piloti, lo voglio dire per chi non ha seguito, potremmo avere Hamilton, Alonso, Vettel, Verstappen su questa attuale Ferrari e Bottas da solo su Mercedes, Bottas vincerebbe il mondiale. C'è niente da fare, conta molto la monoposto, pertanto abbiamo bisogno della monoposto più che di campioni stellati, abbiamo bisogno della monoposto, poi ovviamente il campione, per carità, ci mancherebbe, però punterei io su Leclerc ed eventualmente punterei su Verstappen, piloti che hanno fame di vittorie. Quello, sì, senza dubbio. Magari Marco vuoi intervenire anche te in merito? Volevo dire, piloti uno ce l'abbiamo, sicuro, che è Leclerc. Cioè, meno che è proprio, ma sicuro quello c'è di pilota. E dopo la macchina, dicevo l'ultima volta, basta vedere che la Mercedes è riuscita ad andare sotto l'1.17 nelle prove dopo il Gran Premio con Mazepin, che ripeto, Mazepin è un ragazzo di 20 anni, non è l'erba, diciamo. Non è l'erba, ecco, sì, ecco. Cioè, eppure è sceso sotto le 17, le uniche due Mercedes, due volte la Mercedes, quindi un bel, e anche ieri si è visto, perché vedevi che io facevo caso prima del box, la chicane lì, se vedevi l'uscita si vedeva Vettel che aveva sempre un dondolio, mezzo dondolio, mentre Hamilton vedevi che usciva dritto, lì arrivava vicino al muretto, era dritto. Vettel tendeva sempre leggermente, quindi la macchina non era proprio, era più carica, è più stabile, Mercedes non c'è sì, ancora niente, c'è un ottimo, in questo momento la macchina, la Mercedes è ancora superiore. Paga ad esempio, ecco, la Mercedes nel terzo settore, nella velocità di punta, ecco, lì paga, infatti la pole Vettel l'ha fatta lì, perché ha perso un decimo nel primo settore, un decimo nel secondo settore, era sotto di due decimi, ma è riuscito, aveva 8 km di velocità di punta. Su alcuni sarà ancora la progettazione della macchina, che dicevo l'ultima volta che le prove che hanno fatto la Ferrari ne ha fatte sulla macchina dritta. La Mercedes invece l'ha fatta sulla macchina che gira. E quello hanno perso sul dritto quella forza. E dopo sono le scuole di pensiero, esatto. Infatti ieri quando, per me, Hamilton non sarebbe mai riuscito a passare Vettel. Sì, perché gli unici punti era sul rettilineo, però ovviamente sul rettilineo allungava sempre. Esatto, sul rettilineo. Non gli è mai arrivato una volta. Ecco, infatti la mia prossima domanda a te, Marco, sarebbe stata proprio se a tuo avviso Hamilton, se ci fossero stati ulteriori giri, se avrebbe potuto pensare di sorpassare Vettel. È stato il momento appunto dopo, quando gli è segnalato a Hamilton che arrivano i 5 secondi, che ha rallentato un po' e è arrivato a 2,5 secondi. Poi ha ripreso ad andare e si è messo ad andare sul serio. E gli è arrivato, perché gli è entrato parecchie volte, è entrato nel DRS sotto il secondo, a volte un paio di volte sotto, addirittura verso il mezzo secondo. Però no, quando andavano lì sul dritto, non DRS o no. Con il DRS aperto la Mercedes, sì, che sono 6-7 km di guadagni di velocità, appunto, che non riusciva a prendere, diciamo, del DRS, però non riusciva neanche a avvicinarsi. No. Ieri non sarebbe, onestamente, no, ecco, ieri mai non sarebbe riuscito. Riusciva ad avvicinarsi nel misto, ma ovviamente nel misto non riesce a superare, ecco. E poi quando faceva l'allungo e riusciva a tenerlo quel distanzio, quei 30-40 metri che non riusciva. Parlando male, penso che anche i commissari abbiano valutato la cosa in quel senso lì, che Hamilton non ce l'abbia fatta vincere. A tuo avviso la valutazione, la scelta? La malafede che diceva lui può essere anche in quel senso lì. Però una malafede, penso a questo punto, io ho voluto dire la malafede in questo senso, che dovete capire lo sfogo e che penso che potrebbero avere tutto, perché se vogliamo
vogliamo fare una controprova, diciamo un paradigma, una cosa. Vorrei proprio vedere i tifosi di Hamilton nella Mercedes se dopo 6-7 volte dove Vettel avrebbe dovuto incappare in penalità e non sarebbe mai stata data. Vorrei vedere. A parte inverse. Ecco, certo. Vorrei vedere, avrei, cioè, perlomeno, scusate, vorrei sentirvi. Dicendo, però Vettel qua ha fatto di là, giustamente, ecco, dice, però là doveva essere penalizzato, non è stato fatto, là doveva essere penalizzato, non è stato fatto, là doveva, però... comunque in questo caso qui la polemica la facciamo, cioè, da livello Ferrari, forse sarebbe stato successo il contrario, figurate cosa veniva addosso la Ferrari. Ecco Mario, tra l'altro continuiamo a parlare di questo episodio, la Ferrari fa appello a questa decisione, tu pensi che possa effettivamente cambiare qualcosa nell'ordine di arrivo? Ma no, il risultato rimane comunque confermato, non penso che verrà sicuramente cambiato, perché di solito quasi mai viene fatto, però diciamo... A me i discorsi, diciamo, dei risultati sabbiati, se aspettare, diciamo, dei verdetti, le cose non mi sono mai piaciute. Anzi, anche se per caso dovesse succedere, ti dico la verità che se la Ferrari dovrebbe prendere il trofeo, prenderlo, portarglielo su nel race room dove ci sono i commissari e piazzarglielo lì davanti. Magari detto, bisognerebbe darlo a loro effettivamente questo trofeo. Andare là alla FIA. Non mi piacciono le vittorie in quella maniera lì. Il trofeo si può tenere nulla contro Mercedes e nulla contro Hamilton. Loro fanno il loro lavoro, Mercedes lo sta facendo benissimo, idem Hamilton sta avendo un gran pilota. Sto solo dicendo, se sbaglia, e concludo, se sbaglia è giusto che anche le regole valgano per lui. Se sbagliano gli altri, sono subito pronti a penalizzarli. Se sbaglia lui, niente. E ho concluso finalmente, sperando, e concludendo questo, credo che ieri, ne abbiamo parlato qui, ieri credo che la federazione, no, ne ho già parlato, quello degli spettatori, ne ho già sì, detto. Sì, gli spettatori, che, sì, ecco, sì. Essere andati via tutti, quasi tutti gli spettatori, era rimasto un gruppetto di spettatori e di tifosi di Hamilton, e se avete visto se ne sono andati via tutti. Questo è, credo che sia stato il segnale più negativo della storia della Formula 1 verso la federazione. Questo è stato veramente un segnale molto forte, perché nonostante tutto i tifosi, gli appassionati e quant'altro non sono poi così stupidi come la federazione pensa. Anzi, ci sono delle persone che o seguono i regolamenti e le cose, e quello che dispiace, fa rabbia e che rende proprio la delusione è il fatto che ci sono persone, i commissari e quant'altro, che i regolamenti li hanno, li possono leggere, li possono fare, poi... Perché là, se ne stiamo qui a farne discussioni bizantine nel fatto del sorpasso, ero davanti io 5 centimetri, 10 centimetri, lì ci può stare che ognuno può rimanere della propria idea, a secondo di ovviamente che pilota che stai tifando una cosa. E lì capisco che ci può stare, ecco, ma sai però, va bene, ci sta, ecco. Però che in 6 occasioni l'inglesino non sia stato mai nemmeno in order investigation, vale dire presentarsi almeno davanti ai commissari per commentare il suo comportamento, ecco, non è stato mai neanche chiamato dai commissari, lo trovo una cosa gravissima a livello regolamentare. Poi ecco, nulla contro, ripeto, né Hamilton né Mercedes, nulla contro di loro. Magari tornando in casa Ferrari, voglio chiedervi un vostro commento personale in merito alla reazione avuta poi ieri da Vettel, di andare a spostare il numero 2 davanti alla Mercedes di Hamilton. Cosa potete dire? Ma per me è stata una cosa simpatica, infatti è stata anche apprezzata. Sì, anche io l'ho trovata simpatica come cosa, è comprensibile. Io sono di parte, quindi chiaramente per me mi ha fatto bene. Anche tutto il comportamento che ha avuto, cioè anche non presentarsi per... Non può, perché lì dopo subentrano penalizzazioni forti e anche la squadra l'ha portato su. Era un rispetto anche rispetto alla squadra, ma rispetto alla gara no. Rispetto appunto anche una cosa che mi dà sempre fastidio è quando senti Hamilton che piange sempre. Poverino, lui c'ha sempre la macchina che non va, e hanno più le gomme, hanno sbagliato i qui e di là, poi arriva sempre chissà com'è. Però ieri questo non mi piace. Ieri
dicendo, non dico che è rimasto fregato, però è stato simpatico, ma che comunque può aver fatto capire, dentro nella, cioè Hamilton, tu, cioè, come persona, noi uomini, come persona, ci comportiamo in una maniera, però dentro la psiche, qui psicologia, a volte nei gesti, nei comportamenti, ti presenti in un'altra maniera. E cosa voglio dire? Su alla... quando hanno fatto, scusami, passami il termine, sulla presentazione, quando hanno dato il trofeo. Alla, diciamo, premiazione. Sulla presentazione abbiamo visto anche Hamilton che era imbarazzato. Imbarazzato Vettel, sì, a salire, diciamo, sulle... Cosa abbiamo visto? È stata una cosa fatta alla spicciolata, ha preso il suo trofeo, l'ha appoggiato, ha stappato, c'era il giornalista, sai che fanno sempre l'intervista, c'è il giornalista e cosa... Quasi non si è nemmeno presentato, ha preso la sua bottiglia e se n'è andato. Quello ti fa capire che nonostante tutto c'era dell'imbarazzo anche lui, cioè ha capito che quel tipo di penalizzazione anche lui dentro, magari dentro di lui è ovvio magari che sei contento che hai vinto, da quell'altra ecco, la sua psiche lo ha messo in condizione di essere imbarazzato, perché probabilmente anche lui non riteneva probabilmente che fosse stata una penalità così grave nei suoi confronti. Due parole anche a te, Marco, magari se ci vuoi dire qualcosa in merito. Appunto, che se fosse stato il contrario, che fosse stato lui squalificato, avrebbe dato fuori da matto. Qui, non sarebbe stato squalificato. Se fosse la conclusione fosse stata con macchine invertite, se fosse stata, figurati cosa succedeva. No, però non sarebbe stato squalificato. Questo ve lo posso dire, ve lo posso dire, perché non è mai stato squalificato. Qui possiamo quasi definirlo una cosa veniale, se vogliamo dire, di quello che succede. Ma che si è accorto anche lui che non era stato... Ecco, è una cosa veniale. Figuriamoci, non è mai stato penalizzato in cose addirittura più grandi, dove in effetti, ho detto, quella di Germania addirittura una cosa da rischiare da bandiera nera. Non ha rischiato, figuriamoci qui se fosse stato penalizzato. E non l'avrei vista nemmeno io la penalizzazione. Bene, allora, noi siamo quasi alla conclusione della nostra trasmissione, vi ricordiamo anche il prossimo appuntamento, infatti il prossimo Gran Premio di Formula 1 si disputerà in Francia il 23 giugno, quindi noi ci rivedremo qui per commentare insieme quest'altra prova del Mondiale lunedì 24 giugno. Io ringrazio ancora Mario Zucchelli e Marco Iori che hanno ravvivato la nostra puntata di questa sera, ci rivediamo quindi il 24 giugno e auguro una buona serata a tutti. E da qui a fine Mondiale ho trovato l'escamotage per la Ferrari per evitare le penalità, si presenterà dalla Francia in poi colorata anche lei d'argento. A posto. Buona serata a tutti.